contrario deve essere finalizzato alla formazione dei nostri studenti, questa deve essere la priorità. Quindi non vorremmo che ci potessimo trovare di fronte a degli organici eccessivamente consistenti, questa è la nostra preoccupazione. Inoltre ritengo che uno dei criteri, e mi riferisco a un emendamento di un collega, che è della collega Chimenti, che è il 9.67, uno dei criteri da inserire è quello della continuità didattica, perché mi spiegate, un contratto triennale, se un docente viene assegnato al biennio, cosa fa? Sta 2 anni, inizia il primo anno del successivo ciclo e poi lascia la classe? Oppure se c'è una verticalizzazione delle cattedre, cosa fa? 3 anni e poi gli altri 2 anni li lascia la cattedra, lascia i ragazzi, lascia la classe. Io credo che il principio della continuità didattica sia un principio importantissimo, tant'è vero che noi avevamo con il ministro Gelmini posto il fatto che nelle scuole i docenti dovessero rimanere per almeno 5 anni, questo sempre in funzione dei nostri studenti, perché per noi la priorità sono gli studenti e la loro formazione. La ringrazio. Allora, io ho solo questo intervento, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo al 9.55 centemero. Adornato. Adornato? Spadoni. Spadoni. Carra. Schirò. Ci siamo? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 32, contrari 355, la Camera respinge. Siamo al 9.59. Invito al ritiro parere contrario, conforme il Governo, contrari i pareri delle due relatrici di minoranza, SEL 5 Stelle. Nessuno chiede intervenire, dichiaro aperta la votazione. Quintarelli. Quintarelli. Fanucci. Qui. Chi è che sta? Binetti. Eh? Binetti. Binetti. Oliverio. Ha votato. Bene, ci siamo. Binetti ha votato? No. Dobbiamo mandare un tecnico. Da qui non riesco a vedere se c'è la mano alzata, dunque eccola, fatto, bene, nessun altro, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 46, contrari 346, la Camera respinge. Siamo al 9.58, invito al ritiro parere contrario, conforme il Governo, favorevole le due relatrici di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Ascani, Brandolin, Quintarelli. Quintarelli di nuovo. Allora, eccolo, ce l'ha fatta, bene. Brandolin, a che punto è? Non riesce. Guardate un po'. Costantino. No, Costantino ce l'ha fatta, va bene. Ci siamo, Brandolin ha fatto? Sì. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 95, contrari 298, la Camera respinge. Siamo al 9.56, invito a ritiro parere contrario, Governo conforme, contrario il parere delle due relatrici di minoranza. Bruno Bossio, deputata. Deputata Bruno Bossio, prego. Nel valore di questa istituzione e nell'attività parlamentare.
È stato fatto un lavoro importante da parte della Commissione, soprattutto su questo articolo. Molto meno sul 10, ma questo lo affronteremo dopo. Molta sostanza degli emendamenti presentati in Commissione sono stati accolti, soprattutto sul comma 2. Molte cose dunque sono cambiate, ma non abbastanza nella direzione della valorizzazione e responsabilizzazione di tutte le componenti del mondo della scuola, docenti, organi collegiali, nell'ottica appunto della collaborazione e della costruzione di un clima educativo positivo all'interno delle singole istituzioni scolastiche. Io penso che si debba fare un ulteriore sforzo nella direzione della collegialità e del pieno inserimento di tutti i docenti nell'attività scolastica. Il 9.56, questo emendamento che fa riferimento al comma 3, aggiunge